Così come anticipato nei giorni scorsi, per la giornata di oggi a Paternò è disposta una nuova attività di screening di massa su base volontaria, aperta a tutta la popolazione paternese ed effettuata mediante tampone rapido, sempre in modalità drive-in presso lo spazio antistante la piscina comunale Giovanni Paolo II. Sarà possibile sottoporsi al tampone fino alle ore 18 e noi con le nostre telecamere siamo andati a documentare la situazione. Fino adesso abbiamo avuto un'affluenza all'incirca di 400-450 soggetti, tra adulti, bambini delle scuole e quant'altro. Abbiamo riscontrato 10 rapidi positivi, abbiamo fatto il tampone molecolare, saremo in attesa di esito e abbiamo ovviamente disposto l'isolamento fiduciario momentaneamente fino all'esito del tampone per queste persone. Rimarremo qui fino alle 18 di oggi pomeriggio e ci aspettiamo più o meno un'affluenza similare a quella della mattinata. Stamattina siamo 9 medici, più gli operatori dell'ANPAS, della finanza e dei carabinieri che ci danno una mano col traffico e alcuni operatori della polizia locale. Quindi all'incirca siamo impegnati una quindicina, una ventina di persone. Vi aspettavate questi dati o sono A troppi? livello di positività? Più o meno sì, onestamente, vista la situazione sul territorio, il numero di segnalazioni che ci arrivano dai medici di famiglia. Il numero di contatti che riceviamo anche dai vari pazienti positivi che troviamo, orientativamente ce lo potevamo aspettare, insomma, con i numeri che ci sono. Sono importanti perché ovviamente ogni screening che si fanno anche in queste modalità sono un momento anche di confronto con le persone e comunque non bisogna mai lasciare indietro e non dobbiamo completamente capire che il virus se n'è andato. Quindi in qualche modo questi screening sono importanti, quindi vi invitiamo a venire e comunque a constatare che Paternò è sempre viva e quindi vi invitiamo proprio a venire a fare questi screening. In qualche modo le persone hanno capito il problema, sono molto più tranquille rispetto a prima, perché prima c'era la preoccupazione, adesso anche la preoccupazione un pochettino tende a passare, però ecco, sono disciplinate e questa è già una cosa importante. Solo per un controllo, dato che è giusto farlo periodicamente per essere più sicura. No, Da quanto tempo aspetta? Già aspetto da pochissimo, meno di 5 minuti al momento. è la prima volta che fa il tampone? No, no, io già l'ho fatto. L'ho fatto a ottobre perché sono risultata positiva, quindi adesso lo sto facendo solo per essere più tranquilla, dato che a casa ho persone un pochettino più deboli.